Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati con Sport Report 24 Live. Sarà davvero una domenica di grandi emozioni tra calcio, Formula 1 e pallavolo, gli ingredienti di una domenica che potrebbe andare ed entrare nella storia. Cominciamo con il calcio perché la Serie A ha proposto ed ha cominciato a proporre risultati importanti nella sesta giornata di andata, almeno per quanto riguarda gli anticipi del sabato. Per il momento sono tornati in vetta alla classifica Napoli e Milan grazie ai successi su Spezia e Sampdoria, e intanto è già in campo l'Atalanta contro la Cremonese. Napoli e Milan ritornano per qualche ora in testa alla classifica della Serie A. Gli azzurri di Spalletti con sofferenza piegano lo Spezia 1-0 grazie alla firma di Jack Raspadori. I rossoneri di Pioli, in inferiorità numerica, vincono contro una bella Samp che avrebbe meritato i 3 punti. Leao e Giroud i marcatori e Juricic per l'1-1 parziale blu cerchiato nella ripresa. Adesso si aspettano le risposte di Atalanta e Roma. Bergamaschi ospitano la Cremonese alle 12:30, mentre i giallorossi lunedì sera sono attesi ad Empoli. Nelle partite domenicali non mancano gli spunti interessanti, soprattutto per le sfide interne della Lazio all'Olimpico contro il Verona e della Juve contro la Salernitana. A chiudere la giornata, Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese. E dunque è già in corso la sfida tra Atalanta e Cremonese, occasione importante per i uomini di Gasperini del cercare di riprendersi la vetta della classifica. Andiamo a vedere la situazione aggiornata intorno al 19° minuto del primo tempo. Lo vedete, è ancora 0-0 tra Atalanta e Cremonese. Vi ricordo ancora che oggi si giocheranno alle 15 in contemporanea Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese. Poi alle 18 Lazio Verona, alle 20:45 Juventus Salernitana. Ci facciamo in questo caso aiutare anche dalla regia. Eccoli qui, li vedete. Vi dicevo dunque Bologna Fiorentina. Eccoci qui. Poi Lecce Monza e Sassuolo Udinese alle 15, Lecce Verona alle 18 ed alle 20:45 la sfida tra Juventus e Salernitana. Domani poi sarà il turno in posticipo serale della attesa trasferta della Roma contro l'Empoli. E adesso andiamo a parlare della Lega Pro, perché per l'audace Cerignola c'è l'esordio davanti al proprio pubblico al Monterisi questo pomeriggio alle 17:30 contro il Giuliano. Obiettivo: dimenticare la sconfitta di Monterosi in trasferta. Tempo di riscatto per l'audace Cerignola. Nella seconda giornata dello storico campionato di Lega Pro, per la formazione giallo-azzurra arriva il debutto allo stadio Monterisi contro la formazione campana del Giuliano, che già era stata battuta nelle amichevole e precampionato, ma adesso è tutt'altra storia. Entrambe arrivano da risultati differenti. I gialloblu Ofantini sconfitti in maniera importante ad opera del Monterosi con il punteggio di 3-0 severo, ed il Giuliano, che all'esordio casalingo ha vinto contro la Viterbese per 2-1. Per la formazione gialloblu di Michele Pazienza, dunque, serve un riscatto sia in termini di risultato che anche di situazione psicologica. Come si è visto nella gara contro il Monterosi, è mancato molto sia sul piano dell'attacco che su quello difensivo. Nonostante i nuovi innesti, si spera che il registro possa cambiare. Inizio della gara alle 17:30 al Monterisi. E con l'aiuto della grafica adesso andiamo a vedere tutto il quadro completo di questa seconda giornata di Lega Pro. Dunque, audace Cirignola contro Giuliano, a seguire poi Avellino Gelmison, Crotone Monopoli, Virtus Francavilla Messina, Juve Stabia Turris, Latina Pescara, Taranto Catanzaro, Viterbese Pidelisandia e lunedì la sfida tra Vicerno e Foggia. Adesso andiamo a sentire le sensazioni del pre-partita da parte del tecnico del giallo-blu, Michele Pazienza, che non vede l'ora di riscattarsi con i suoi ragazzi dopo l'esordio sfortunato e certamente con qualche attenuante, a Monterosi. Sentiamolo. Sicuramente con tanta voglia di rivalsa, con tanta voglia di riscattare, al di là poi del risultato che è stato domenica, la prestazione
che abbiamo fatto domenica. Questo è sicuro, è la base, questa è la base di partenza di quello che si vuole fare domani. Dopodiché, i ragazzi in settimana si sono preparati al meglio, cercando di andare a correggere, a lavorare su quelle che sono state poi le disattenzioni che ci hanno portato ad andare in svantaggio per più volte. Abbiamo lavorato abbastanza bene durante la settimana. E vedo la squadra pronta e carica con tantissima voglia di ben figurare davanti al proprio pubblico all'esordio di questa stagione che ci vede insomma, protagonisti in una categoria diversa e con delle difficoltà diverse. Passiamo adesso alla Serie B, quinta giornata che ha decretato delle sorprese certamente importanti e comunque interessanti, partendo dal posticipo, anzi dall'anticipo del venerdì, Palermo-Genoa 1-0, poi le altre gare di ieri, a Benevento-Cagliari batte Benevento 2-0, poi Cittadella batte Frosinone 1-0, a Como Sudtirol batte Como 2-0, seconda vittoria per la formazione Sud Tirolese a Parma, poi la Ternana ha battuto il Parma per 3-2, a Cosenza Bari batte Cosenza 1-0, a Pisa Regina batte Pisa 1-0, e poi sempre ieri in posticipo a Modena Brescia batte Modena 3-1. Il turno si completerà, eccolo qui, lo vedete, Perugia Ascoli 1-0, l'altro anticipo di ieri. Poi vi ricordo che si completerà il turno oggi con la sfida tra Spal e Venezia. Vi dicevo che anche una giornata caratterizzata dalla Formula 1 e dai motori, perché oggi è di scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1 con la pole position andata a Charles Leclerc, che dunque vuole far rimanere alta la sfida per quanto riguarda il titolo mondiale contro Max Verstappen della Red Bull, che partirà un pochino più indietro. Insomma, un sabato dove tra retrocessione di posti e sorpassi potrebbe accadere di tutto. Per quanto riguarda invece la pallavolo azzurra, ai mondiali in svolgimento in Polonia e Slovenia, in questo caso semifinali a Katowice in Polonia, l'Italvolley azzurra di Fabio De Giorgi è passata in finale e hanno battuto la Slovacchia con il punteggio di 2-0, e affronteranno i palloni di casa polacchi vincenti sul Brasile ormai al tramonto per 3-2. La finale è in programma questa sera alle 21 ora italiana. Bene, siamo arrivati al termine di questa edizione di Sport Report 24 Live della domenica. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani con la nostra informazione direttamente a mezzogiorno con Sport Report 24 Live e poi naturalmente con l'informazione alle 21 con Dentro la Notizia. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia e buona domenica.